Benvenuti in questa giornata di sole in compagnia di Bob Lonardi. Beh, come sapete, usciamo dagli studi e godiamo del sole anche perché sarà una delle fonti che ci aiuterà a rendere anche le auto più pulite. Sì, speriamo che sia anche una giornata di buon auspicio rispetto al clima del mercato, insomma, che questa giornata di sole sia, voglio dire, la prefigurazione di una nuova, di un nuovo sereno che interessi il mercato dell'auto. Ecco, un sereno che un po' l'abbiamo respirato anche a Ginevra, insomma, non voglio dire che c'era un trend positivo nelle dichiarazioni, ma quantomeno un po' più di azzurro si è visto, soprattutto direi anche per Volvo, che in ogni caso in questi anni saggiamente ha tenuto sempre un atteggiamento che si è un po' scostato dal coro. Diciamo che Ginevra ci ha dato delle buone indicazioni positive in termini di vitalità, in termini di propositività delle case, in termini di presenza, anche perché è stato un salone affollato come al solito. Buon segnale dopo ad esempio un Detroit che invece era stato piuttosto critico e aveva trasmesso in tutta la sua portata la crisi dell'industria, certamente quella americana. Diciamo che per quanto ci riguarda è vero, noi abbiamo sempre avuto un atteggiamento quasi come fossimo delle Cassandre, che predicava un approccio più sano al mercato, che intendeva un approccio più sano al mercato, di vendite sane, di un buon servizio di vendita al cliente, magari invece che andare per forzature piuttosto che alchimie diverse. Abbiamo sempre cercato di attuare nei limiti del possibile questo tipo di politica, e il nostro auspicio è che ovviamente, data la crisi che stiamo attraversando, poi il risultato sia veramente un mercato che va in quella direzione. Gli incentivi sicuramente stanno dando una mano. Volvo è un marchio premium, per cui sappiamo bene che il segmento A e B, le piccole, diciamo così, sono quelle più premiate. Vedete anche voi un minimo di accesso in questo senso e qualche cosa in senso positivo? Sì, assolutamente, gli ecoincentivi hanno dato frutto per noi in maniera limitata, perché abbiamo anche un numero limitato di prodotti che possono accedere, diciamo così, ai parametri previsti dagli ecoincentivi. Quindi sono stati pochi numeri nel nostro caso, ma quello che è positivo è il beneficio in generale che il mercato ha tratto da queste misure. Ci sono state delle cifre importanti da parte di alcuni costruttori che hanno raccolto ordini e consegnato in buona misura, per cui è certamente un aiuto fondamentale, quantomeno alla ripresa del mercato, di cui tutti vanno a beneficiare poi alla fine. Beh, sicuramente. Guardiamo un po' anche il futuro. Si parla tanto e si è parlato in questi anni tanto di futuro. Volvo anche in questo caso un po' in controtendenza. Le dichiarazioni, diciamo così, sul futuro sono sempre state molto misurate, direi quasi restrittive rispetto a quello forse che è il potenziale di Volvo. Ma questo credo perché troppi annunci, noi continuiamo a dirlo, a aver fatto queste dichiarazioni, 2010, 2011, 2012 arriveremo con, forse hanno un po' anche bloccato il mercato. Sì, o forse sono stati molto spesso annunci che andavano fatti, perché bisognava comunque comunicare qualcosa. Ciò non toglie che le case stiano tutte investendo molto, chi più chi meno ovviamente, ma in generale molto, nello studio delle tecnologie future alternative. Volvo ha sempre avuto un atteggiamento molto prudente, che è tipico degli svedesi, poi molto pragmatico, di un approccio passo dopo passo alla soluzione del problema. Questo è l'approccio di Volvo, quindi in questo senso va letta la misura, ma noi avremo a brevissimo un annuncio che farà capire quanto concreto sia in realtà l'approccio di Volvo a questa cosa.